Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace, ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se poi effettivamente vi fa piacere sostenermi in maniera continuativa e quindi vi va di iscrivervi al mio canale, vi ricordo che per voi è una cosa assolutissimamente gratuita, per me è molto importante perché mi permettete di crescere in questo mio percorso su YouTube. Ricordatevi, compare da questa parte, poi di attivare la campanellina alla voce tutte. In questo modo, se YouTube fa il suo dovere, cosa che insomma non sempre fa, però così dovrebbe essere, man mano che io metto online i miei video, vi dovrebbe arrivare puntualmente la notifica. Eccomi molto felicemente con un nuovo video in collaborazione. Questa è una collaborazione nel segno del sì, nonostante questo tipo di luce non si può definire effettivamente amica nella situazione di dover girare un video, però insomma penso che si veda che questo mio chunky ring è giallo. Collaborazione nel segno del giallo perché io e le mie due compagne di questa avventura, che sono Veronica del canale La Bambina Mai Cresciuta e Serena del canale Serena Soppera, parleremo un pochino in generale di quelli che sono i nostri film thriller gialli preferiti e abbiamo scelto 10 film. Io ringrazio molto Veronica e Serena per aver collaborato con me per questo video. Le saluto e mando loro un grande bacio. Intanto fatemi sapere giù nei commenti se i film gialli vi piacciono, non vi piacciono. Come me vi piacciono molto i film thriller gialli psicologici, se vi piacciono poi i film gialli tratti da libri perché ce ne saranno, insomma, ditemi un pochino se chiaramente vi fa piacere e l'argomento sentite che è nelle vostre corde, quelle che sono un po' le vostre preferenze, le vostre idee o magari anche film gialli che non vi sono piaciuti e che non mi consigliereste. Vedrete che poi nella mia top 10 c'è abbastanza un misto mare. Scusate, i film, perché io sono anche un'appassionata lettrice di alcuni libri gialli, però sì, non sono stati, non sono in ordine, cioè dal primo mi è piaciuto di più, il decimo mi è piaciuto di meno. No, l'ordine nel mio caso è puramente casuale. Allora, e siamo al film numero 1, questo perché l'ho rivisto, no, l'ho visto per la prima volta, o forse sì, rivisto perché la prima volta ero riuscita a vedere solo qualche spezzone, qualche sera fa in televisione, non ricordo se sul canale 38 o 39, comunque il canale 38 della TV generalista dovrebbe chiamarsi proprio giallo, il canale 39, insomma me lo ricordo, si chiama Top Crime. Tra l'altro in prima serata che è cominciata verso le 9 e un quarto e che al massimo mi pare sia terminata forse anche prima delle 11 e mezza di sera, quindi insomma un orario anche proprio da prima serata. Ma il titolo del film è Delitto in Provenza. Se non ho capito male, questi film che vengono proposti non ricordo se sul canale 38 o 39. So che per esempio però vengono proposti sia in prima serata che volendo, insomma, per chi magari, no, magari insomma, riesce a me capita. Sì, di fare magari la seratona a maratona televisiva, però insomma andando a letto anche all'una e mezza, due, un quarto, due e mezza, più tardi, insomma non ce la faccio, però mi pare che venga proposto poi anche come replica in seconda serata, però no, attenzione, magari la seconda serata
riesce a far sì che il film termini entro l'una e 30. Mi sto perdendo. Ciò che accomuna un po' tutta questa serie sono appunto il titolo Delitto, che poi è, sì, diciamo, è ambientato in un particolare luogo geografico, ce l'ho più o meno fatta, in questo caso si tratta della Provenza. Poi non so, magari capiterà che in qualche film dirò qualcosina in più, cercando magari sì di non spoilerare, comunque qualcuno qualcosa in meno. Alla fine c'è comunque anche un lieto fine. Sono una persona che apprezza molto anche i film gialli, in cui magari dopo sì, si riesce comunque ad intuire chi è l'assassino, però in cui c'è il risvolto psicologico, in cui poi c'è un lieto fine, comodi da guardare insomma in televisione per l'orario, anche per l'orario sinceramente. A me questo film Delitto in Provenza è piaciuto molto, fatemi sapere se lo conoscete, se magari l'avete visto recentemente, l'avete visto perché penso che sia stato proposto anche qualche anno fa. Se avete visto altri film e che mi consigliate di questa serie, diciamo, di gialli, thriller, delitto A, delitto in, e se appunto vi piacciono, o al limite, insomma, se poi il parere viene sempre espresso tenendo ben conto quella che è l'educazione, quello che è il rispetto per gli altri, se invece non vi piacciono e preferite o altri generi di film o proprio altre tipologie di film giallo-thriller. E siamo al mio numero 2. Questo film è tratto da un libro che, tra l'altro, sì, non ricordo se ho letto anche il libro, però è passato un po' di tempo tra per me, tra l'aver guardato il film e l'aver letto il libro. Si tratta di Assassino sull'Orient Express. È tratto da un libro di Agatha Christie, che è una tra le mie scrittrici gialliste preferite. Fatemi sapere se la conoscete, cosa avete letto voi di Agatha Christie. Vi piace? Non vi piace? Non credo finora, ma magari lo farò in futuro, di aver recensito ho fatto qualche recensione di romanzo, poche, però non credo di aver ancora recensito invece sul canale qualche romanzo di Agatha Christie. Il film è intrigante, è piacevole, tra l'altro ci sono anche attori piuttosto famosi e di un discreto calibro. Ad investigare è l'investigatore Hercule Poirot. Spesso nei vari libri di Agatha Christie e di conseguenza anche nei film tratti dai suoi libri, ad investigare ci sono o l'investigatore Hercule Poirot o l'investigatrice Miss Marple. Se vi piacciono i film in cui insomma la scena investigativa è su un treno, il tutto avviene su un treno, e anche come viene descritta la psicologia dei personaggi viaggiatori di un treno, questo ve lo consiglio assolutamente. Fatemi anche qui, se vi fa piacere, sapere se appunto vi piacciono o vi incuriosiscono, ecco, film gialli tratti da romanzi di Agatha Christie, se ne avete visti e se ne avete anche qualcuno da consigliarmi. E siamo arrivati al mio numero 3. Il segreto dei suoi occhi. Questo è un film anche con attori di un certo calibro, qui non credo che esista, che sia stato scritto proprio il libro, ma chiedo venia se mi sto sbagliando. Tra insomma il cast di attori spicca l'attrice Julia Roberts.
Questo è un thriller anche profondamente drammatico, diciamo che c'è una importante, un qualcosa di importante, non aggiungo altro perché sennò qui veramente rischio di spoilerare. Sicuramente si sente molto anche la componente drammatica del film. E siamo al mio numero 4. Qui probabilmente sono più le persone che hanno letto il libro di quelle che hanno visto il film. Io stranamente questa volta ho visto il film e non ho letto il libro. E si tratta del film, ma il titolo del film, beh sì, spesso comunque quando i film gialli sono tratti da dei libri, esiste, cioè i titoli poi sono uguali, cosa che magari in altre situazioni non avviene, ed è La ragazza del treno. Mi è piaciuto molto e fatemi sapere se lo conoscete, se l'avete visto, se magari invece avete letto il libro, io lo devo ancora leggere. E qui diciamo che è un film secondo me che aiuta veramente ad ecco, ad andare contro a quelli che possono essere i pregiudizi che possiamo avere su una persona che alla fine invece nella vita ha avuto delle difficoltà serie, ha saputo uscirne magari faticando ma a testa alta, e su chi invece magari ha la classica bella faccia e invece poi rivela una cattiveria e un animo decisamente oscuro, ma anche qui non aggiungo altro perché sennò veramente rischio di spoilerare. E siamo arrivati al mio numero 5. Un piccolo favore, anche qui credo che non esista, insomma, che non sia stato proprio scritto il libro. Un po' particolare, diciamo che questo film va a indagare molto nel segno del thriller, nel segno del giallo, quella che è la psicologia femminile. Siamo al mio numero 6. Questo è piuttosto famoso, ce cioè l'hanno riproposto sia su, diciamo, piattaforme a pagamento, ma penso anche nella televisione generalista. E si tratta di Unknown, senza identità. È proprio la storia, insomma, dal titolo si intuisce anche di un uomo che farà di tutto per riprendersi la sua identità. Molto particolare. E anche qui diciamo che il gioco dell'identità è sicuramente un filone molto interessante per il film thriller, per il film giallo. Fatemi sapere se l'avete visto, se anche solo con questo mio piccolo accenno vi incuriosisce. E insomma, questo. Siamo arrivati al mio numero 7. Questo è un film spagnolo, ma il titolo è in inglese e gioca un po' col termine, diciamo, inglese bad letto, scritto con la e invece quello che poi insomma, non avendo un certo tipo di estensione vocalica, noi italiani è bad, scritto con la A, che significa cattivo. Quindi c'è questo gioco di parole in inglese, bad, 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 bad. Insomma, faccio fatica anch'io, pur insomma, parlando inglese da molti, molti anni, avendolo studiato per molti anni, time, proprio perché il titolo, diciamo, il gioco di parole nel titolo preannuncia la trama. Il protagonista è appunto un uomo fortemente disturbato che è un portiere in un appartamento e detesta le persone che sono felici e cerca di fare di tutto per rendere loro la vita impossibile. Il suo bersaglio sarà appunto una ragazza che vive in questo appartamento perché lei è felice, lei è solare e sarà spietato con lei. Arriverà, e qui mi ha colpito il particolare come amante del make-up, a mettere degli acidi nella sua skincare, nei suoi cosmetici, in modo che poi le verranno delle forti eruzioni in viso, ma questa sarà una delle cose meno terribili che le farà.
perché qua sì, vabbè, questo lo dico perché insomma avrà, no, anzi, no, non me la sento di dire altro perché veramente rischio di spoilerare. Diciamo che qui c'è il filone più che altro del portiere, che dovrebbe essere una figura di cui le persone che vivono in un condominio si fidano e che invece si rivela uno spietato e pericoloso assassino. Insomma, vabbè, nel mio condominio chiaramente, insomma, non c'è un portiere. E fatemi sapere un po' se vi incuriosisce questa specie di, sì, possiamo chiamarlo filone. Se proprio invece non vi incuriosisce per niente, magari vi mette solo inquietudine, quell'inquietudine che poi in qualche modo non si riesce a controllare, a gestire. Ecco, se qualsiasi film giallo vi lascia solo questo e non altro, ecco, io vi consiglio comunque di non guardare quel film, anche se molte persone ne parlano bene. E siamo arrivati al mio numero 8. Questo è un film giallo che poi magari secondo me è stato riproposto anche cambiando dei particolari, ma è un filone anche questo che va molto nel giallo. Il titolo è Cattive Gemelle. Sicuramente è stato riproposto sulle reti Rai, non so se addirittura magari anche oltre che in prima serata anche al pomeriggio, perché so che ci sono dei mesi estivi in cui durante la settimana, o forse alcune estati l'hanno fatto, quest'estate non si sa come andrà, però la Rai deve aver proposto dei film diciamo di vario genere, tra cui anche film gialli e thriller. Qui diciamo che il gioco delle gemelle si gioca sia tra, diciamo, due sorelle e i problemi ci sono inizialmente tra loro, poi le figlie, di una delle sorelle, avranno insomma anche loro problemi, anche loro, combineranno guai, insomma, cose anche molto serie. Anche qui fatemi sapere se lo conoscete, se l'avete visto, se vi incuriosisce. E anche se il gioco del legame che c'è tra le gemelle, dello scambio di identità, di a volte magari la gemella cattiva, la gemella buona, insomma, tutto ciò che ruota intorno a questo mondo è un filone che appunto vi incuriosisce se proposto e riproposto in questa tipologia, è un po' un classico, insomma, della tipologia dei film thriller gialli. E siamo al mio numero 9. Anche in questo caso si tratta di un film tratto da un romanzo di Agatha Christie, ma non, ad investigare non saranno né Miss Marple né Hercule Poirot, un altro investigatore, e il titolo è Mistero a Crooked House. Crooked, insomma, anche qui dubbio amletico sulla pronuncia in inglese, perché ma la vita è così. E piaciuto, no, 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 mi sembra insomma il 90% Mistero a Crooked House. Molto carino, no, carino per tutta la trama, per tutto il gioco psicologico, insomma, carino va sempre inteso in questa maniera quando si parla di film gialli, sì, non carino come può essere, diciamo, attribuito al significato di carino anche l'aggettivo puccioso, spero di essermi spiegata. C'è una certa inquietudine che potrebbe mettervi, anche qui, se dopo vi rimane solo l'inquietudine, no, se riuscite ad andare nel gioco psicologico, nelle trame, perché comunque ci sono molti personaggi. Nell'appunto non è mai quello che sembra, allora assolutamente sì. E siamo arrivati al mio numero 10. Anche questa volta si tratta di un film giallo drammatico, ecco sì, di cui sono stati riproposti anche vari remake, tratto da un libro. Il titolo è Rebecca, la prima moglie. Io in questo caso
devo aver visto sia il remake, beh, qui me li ricordo, diciamo, nella versione italiana, perché gli attori protagonisti sono Alessio Boni, che tra l'altro a me è capitato anche di incontrare casualmente nella mia città ormai 13 anni fa, sì, è passato un bel po' di tempo. Occasione molto piacevole, molto gradevole, si è dimostrato non un attore montato, ma al contrario, educato. Fatemi sapere se conoscete di nome l'attore Alessio Boni. È un attore che adesso dovrebbe avere, se dichiara l'età reale, 56 anni. Per molti anni, appunto, diciamo, la sua fama televisiva si deve al fatto di aver recitato in molte fiction, soprattutto fiction, diciamo, ispirate a personaggi storici. In questo caso invece no, ma ha recitato in questo film thriller drammatico, e la protagonista femminile invece è l'attrice Cristiana Capotondi. Chi ha letto, chi insomma, no, perché non ho letto il libro, però insomma, il finale è quello. Alla fine, sicuramente per i due protagonisti c'è un vero e proprio, a suo modo, lieto fine. Non aggiungo altro perché qui veramente rischio di spoilerare, però un lieto fine anche che secondo, no, beh, questo lo dico, sì, che celebra la potenza dell'amore puro e cristallino tra le persone, quindi una cosa veramente bella. E comunque, non mi ricordo su quale piattaforma a pagamento, se tra l'altro poi però la cosa è stata gestita in almeno due puntate, credo che sia stato fatto però anche magari quando è stato riproposto tipo su Rai Premium, la versione italiana, ma esiste anche una versione non italiana. E non mi ricordo se come piattaforma c'è la possibilità di recuperare il film o su Amazon Prime o su Netflix. In ogni caso, insomma, per chi ha la possibilità, vi consiglio di andare a vedere lì se recuperate la versione non italiana. Per la versione italiana è anche gratis. Vi consiglio, sì, di andare a vedere su Rai Play. Questa mia top 10 è finita. Fatemi sapere se conoscevate già alcuni dei film di cui ho parlato, quale se vi ha incuriosito di più, se non l'avete visto, insomma, se diciamo questo argomento vi ha coinvolte o coinvolti, perché appunto immagino sempre che il mio, mio pubblico sia un pubblico, insomma, proprio per la natura e la struttura del mio canale, prettamente femminile, ma naturalmente, insomma, anche gli uomini, nel momento in cui sono persone gentili, educate e rispettose, sono assolutamente i benvenuti. Quindi, per chi ha piacere, insomma, di dire la sua, di sbizzarrirsi con i commenti, magari anche di dire se ha dei film thriller gialli che assolutamente non mi consiglia di vedere, e se appunto come scrittrice giallista amate anche voi Agatha Christie, se avete letto il libro La ragazza del treno, se avete letto il libro Rebecca, la prima moglie di l'autrice, spero di non confondermi e di pronunciare correttamente il nome, è Daphne du Maurier. Dovrebbe essere lei e dovrei aver pronunciato correttamente il suo nome e il suo cognome. Insomma, se magari è un argomento che invece magari, no, ho ripetuto magari, ci sarà anche chi è lì a contare quante volte ripeto le stesse parole. Cerchiamo di evitarlo. Insomma, non me ne faccio un problema, sono ben altri i problemi nella vita, fortunatamente. Comunque, chi invece giustamente ha altri interessi, o insomma, mi rendo perfettamente conto che
cercando anche di spaziare un po' con gli argomenti proposti sul canale, è comunque assolutamente impossibile accontentare sempre tutte e tutti. Chiaramente il saluto, il cuoricino, la stella, il quadrifoglio, insomma tutti i simboli che vengono lasciati nei commenti per far capire che la persona comunque è presente e che è lì a sostenermi, mi rendono molto felice perché mi fanno appunto capire che ci siete al di là di questo schermo. Io ringrazio nuovamente Veronica del canale La Bambina Mai Cresciuta e Serena del canale Serena Soppera per aver collaborato con me a questo video. Mi raccomando, andate assolutamente anche a vedere i loro video gemelli rispetto a questo mio. Sono anch'io molto curiosa di vedere quelle che saranno le loro top 10. Non mi hanno anticipato nulla, insomma, anche noi con le collaborazioni vogliamo giustamente goderci la sorpresa. Se avranno anche magari dei titoli in comune con me oppure no. Se appunto avete piacere di sostenerci e sostenere la nostra collaborazione, ricordatevi di mettere tanti bei like per noi. Tra l'altro, se ancora non conoscete Veronica o Serena, questa è anche una bellissima occasione per potervi iscrivere ai loro canali. Io, come al solito, ma felicemente, ho parlato per un bel po'. Vi ringrazio per aver visto questo mio video, ringrazio nuovi iscritti, vecchi iscritti e tutte le persone che mi sostengono con la loro positività in queste, no, positività, magari visto il periodo, con il loro ottimismo, ecco, in questo mio percorso su YouTube. Io vi mando un bacio grande, un altro e un altro ancora. Ciao a tutte e ciao a tutti, ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao! E qui ti lasciamo anche appunto il mio anello con nel segno del giallo.